Oh, eccoci qua stasera alla vigilia, quindi buona vigilia a tutti. Domani è Natale. Oggi facciamo la stasera, buonasera, ci facciamo la recensione dei demoni. Non mi veniva la parola recensione con la camicia perché si può. Allora, dunque, di questo petardo qua. Allora, diciamo che questo qua è il petardo che potete fare migliore che ci possa essere. Non libera vendita, in Italia almeno. Diciamo le cose che posso dirvi, cioè almeno. Qua c'è la pila di Demon, sì. Sandokan, la pila di Sandokan, l'ho fatto un po'. E tanto mi cade, infatti mi è già caduta 2 volte, da metterla da qua a qua, non l'avete visto, ma la mano è qui. Passiamo ai Demon. Allora, i Demon si presentano alla scatolina così. L'anno scorso me la ricordavo più grande, non so perché, perché comunque non mi stava in mano l'anno scorso, quest'anno ci sta. E si presentano così, adesso ve li faccio vedere. Ecco qua, un po' di ASMR petardi, eccoli qua. Questi sono i Demon, c'hanno un bel colore come i Magnum, ma questi qua hanno il cartoncino più spesso. Allora, il Demon si presenta così. Ha scritto Demon a testina. Questi qua hanno più testine dei Magnum, eh? Sempre da Sarro li ho presi. La testina c'hanno, diciamo, dalle 7 ai 10 secondi di ritardo. Qua c'è scritto 15, ma non è vero, perché 15 secondi ce li ha il Mini Thunder, eh? 15 secondi di ritardo perché ha la spoletta. Questo qua non ha la spoletta, ma un minimo di luce la fa perché questa punta qua, la punta punta, tipo si accende di rosso, perché non so se è un effetto perché della carta rossa o perché è proprio il demon che fa questo effetto qui, ma è molto figo. Infatti questo qua mi piace anche per questo. Il peso non si capisce, cioè non puoi dire quanto pesa se lo pigli così, perché comunque non si sente che il peso, cioè almeno. Non puoi dire 0,15 e 0,15 questo qua perché pesano uguale, quindi non so perché la differenza di queste palle, di questi qua non si capisce, è uguale il peso, e non so perché. Del Magnum e del Demon il peso è uguale, non cambia nulla, ma qual è? Magnum. Come vedete la differenza. Si vede, vedi della spoletta, non si capisce. Vedi, il demon. Ah no, aspetta un attimo. Il demon ce l'ho qua. No, questo qua è il magnum. Questo qua è il demon. È perché spippolare non capisco. Vedi, si vede che la spoletta è leggermente. Sacre di quelle, questo qua è il demon. Ma vedi che mi sbaglio. Magnum, sì. Sono tutte e due spilluccicò, cioè. Belli lisci e belli fatti bene, vedi? Forse il demon è fatto meglio, ma io gli consigli i demon, eh? Li consigli. Perché c'è il mio telefono qua? Comunque, allora adesso vi dico, allora questo qua fa 0,45 di polvere flash, è quella che usano nei mini ciccioli, e quindi è molto buona come polvere. Non è polvere nera perché quella lì non ve la consiglio, eh. Adesso vi dico le cose che ci sono scritte sulla scatolina, perché magari a uno gli viene il dubbio. Allora, questo qua arriva fino a 120 dB, che sarebbe il suono. Come questi qua, perché comunque lo scrivono, ma questi qua sono molto più potenti dei Magnum. Anche i grammi, perché i Magnum hanno 0,15, questi qua 0,45. E ogni tanto ve lo devo dire nel microfonino alla Yotobi, quindi. Ecco qua, un saluto a Yotobi. PT Manna 1. Ah, questi qua sono i PT Manna 1. Questi qua, i PT Manna 3. Non lo so, non mi chiedete cosa vuol dire il Marco C. Marco, quindi c'è. Marco c'è, ce l'abbiamo. Le cose. Il suono dei demon è molto piatto, è molto. Cioè, non si sente. A profusione si sente piatto, non lo so, qua dicono piatto, cioè non è un suono che ti arriva subito all'orecchio, nel senso, farvi capire.
Da Sardo ho ordinato questi qua, però tipo li ho contati nella live precedente e tre petardi mancavano. Fanno i calcoli male. Li fanno male. Però sono belli, sono molto bellill. Sono molto bellill. Sono molto bellill. Il suono non si sente perché il microfonino è abbastanza. Se volete vi faccio anche la recensione di questi qua, sembrano degli evidenziatori blu e rosa. Little Cobra. L'ho fatto sempre alla chiusura laterale, chiusi nel tappo. Sacri quelli. Me li ricordavo più grandi, anche a tenerli in mano. Me li ricordavo leggermente più spessi. Non lo so. Avranno cambiato qualcosa perché... Anche il cartoncino. Però è spesso, non riesco a piegarlo se metto forza. Magari sì, un pochetto riesco, ma... Non lo so, c'è qualcosa che non triangola quest'anno, quest'anno. Nei Demon. Fanno le cose veloci, sbagliano. Eccoci qua. Magari faccio anche la recensione di questi qua, magari domani per Natale. Verso il tardi. Scrivetemi nei commenti se volete qualche altro petardo. Mini Thunder, io ho anche gli Zeus Alba, li fanno a Tirana. Scrivetemi voi e dite cosa ne pensate dei Demon. I Demon che è arrivato a sto punto mi scrive cosa ne pensa dei Demon. Siamo a 6 minuti, quindi questo, io li consiglio e non so che video avete visto che... Se mi dite che non sono buoni, ma questi qua sono ottimi. Questi qua, ricordiamo, non è libera vendita, si vendono solo tramite internet. E aggiungerei Wanama. Cosa c'è da dire sul petardo, su questo qui? Il suono dicono 15 metri, ma anche se vi allontanate di un paio di metri, già non si sente l'orecchio, cioè non vi arriva nell'orecchio. Quindi a me piacciono tantissimo questi qua, non so voi, ma ve li consiglio. Se li trovate più di 3 euro non conviene. Sono 20 pezzi, dovrebbero fare la versione di questi qui. C'è 50 Demon in questa scatoletta qua, con scritto Demon invece di Magnum, queste cose. A ottobre le hanno fatte, il 10. Che poi scusa, questi qua scadono nel 2020. Questa qua c'era la scadenza dei Demon? Un po', questo qua non lo so la scadenza. Quando scadono i Demon? E dove c'è scritto? Grottaglie 8 Napoli. Ah, scadenza 12-24 2024. Dal 10, vedi, allora c'è scritto qua sotto in basso. Non si legge bene. Non si legge perché la fotocamera si è troppo vicina. Comunque questi qua li hanno fatti nel 2019. Vedete, ma già perso. Ah, eccolo qua, c'è scritto qui sotto. Qui sotto alla fine, vedi, qua sotto dove c'ho il dito. Non si capisce. 12-19, quindi a fine anno del 19, 2019 e scadenza 2024. Vedi, durano 5 anni. Poi io non ho capito, cioè, dopo la scadenza, devono cambiare proprio la... cioè, cosa succede? Non li vendono più? Scadenza. Forse rimettono una nuova data e li fanno nuovi, forse, boh. Non so come funziona Benlil. Comunque li consiglio, sono molto Benlil. Pirotecnica Manna. Manna, se ci sei, mandami i pacchi. Non è un produtto. Però li consiglio, li consiglio. Ditemi anche se volete vedere la pila. Il pilone. Che non suona molto bieto. Vabbè, buona mana, sì, sto sempre a petto nudo. Ci rivediamo alla prossima recensione. Scrivete qua sotto, vicino alla scrivania qua. Buona mana.